Amici, buonasera. Allora, come di consueto, abbiamo fatto anche nei scorsi concerti l'intervista al pianista, questa volta al trio. Tanto l'altra volta quanto questa volta abbiamo presentato al pubblico i vincitori delle audizioni per concerti 2020-2021 di Harmony International Music Academy, e quindi questa volta hanno, diciamo, calcato il palcoscenico il trio Enea, formato da Alice Notarangelo, ci siamo? Se mi imbroglio me lo dite, eh? Ok, che suona il violino e si vede, insomma, c'è il violino sotto il braccio, non posso dire che suona il pianoforte, Nicola Possenti, pianista, e Leonardo Petracci, che suona un violino un po' più grosso, come si chiama? Che suona il violoncello. Ok, perfetto. Ora, che dire, sono stati bravissimi, come è stata brava la pianista la volta scorsa, e quindi dei concerti che avevamo messo in cartellone, malgrado la pandemia, siamo comunque riusciti a farne due. E per chi ascolta, siete invitati al prossimo concerto il 18 di giugno, sempre qui in via Portuense 741, all'Auditorium SGM, per il concerto finale, che sarà per pianoforte, soprano e baritono. Allora, eccoci qua. Non dico chi vuole parlare, perché lui sta al centro, quindi diamo un microfono a lui. Certo. Va da sé, dopodiché lui lo passerà. Allora, come vi sono sembrate, come a livello di organizzazione, queste selezioni? Quindi, quando siete arrivati, come siete stati accolti? Se avete avuto la possibilità, prima di esibirvi, di provare il pianoforte, di avere altri strumenti a disposizione, la vostra impressione? Beh, è stato organizzato in maniera davvero professionale, perché abbiamo avuto la possibilità di scaldarci per circa una mezz'ora, quindi comunque provare praticamente quasi tutto il programma, visto che il programma da presentare era di un'ora totale. In seguito, soprattutto, ci è stata data anche la possibilità di continuare a scaldarci in un'aula apposita. C'è stato un orario che poi è stato rispettato completamente. Mi sembra siamo arrivati qui in mattinata per l'appello alle 9. Parlo con lei direttamente, sto guardando in camera. E siamo arrivati qui per l'appello alle 9. Ci è stato subito detto qual era l'ordine dei gruppi e dei solisti che avrebbero suonato durante quella giornata. Poi ci è stato detto che avremmo suonato intorno alle 13 circa. C'è stata data un'aula per studiare, e quindi è andato tutto quanto benissimo. E sono stati rispettati anche i tempi, diciamo, d'attesa. Di solito dopo un concorso si attende sempre molto di più, magari una settimana, due settimane. Ci è stato detto quello è il giorno in cui verranno dati i risultati, e così è stato, e siamo stati felicissimi che ci sia stata data a noi questa possibilità di suonare insieme alla pianista. Ok, Alice, qual è stata la tua impressione rispetto alla serata invece? Ma la serata, intanto, cosa te ne è sembrato? Beh, è stato il primo concerto col pubblico dopo svariati mesi, ed è stato veramente emozionante. Sì. Quindi è stata la stessa identica cosa della pianista, che ha detto: esatto, l'altra volta, questo è il mio primo concerto nel 2021. Sì. Penso che sia un po' per tutti la stessa identica cosa. Però. Quindi c'era un po' di nervosismo generale, però è stato veramente emozionante. Ci siamo ricordati com'era la vita prima, diciamo. Beh, la faccia dell'essere emozionato, bellissimo, però pensiamo quando poi fra qualche anno emozionati, non è vero che non lo sarete più, perché no, non penso, però avrete fatto un pochino più di gavetta, e quindi di abitudine al pubblico, non oso immaginare quello che succederà proprio. Bravissimi. Leonardo, vai, tu. A libera scelta, dai le tue impressioni proprio, perché diciamo che dire sì, la ripresa va bene, però penso che per il violoncellista, intanto la cosa che è stata bellissima è che tutti hanno notato è l'amalgama del trio. Cioè, avete suonato benissimo, ma soprattutto si è sentito tutto da parte di tutti. Mentre tante volte il violoncellista si sente di meno, oppure il violinista sta lì e spara troppo, oppure il pianista che salta sopra tutti, e poveretti gli altri due, non si sa bene perché stanno sul palcoscenico. Quindi bravissimi, perché avete avuto un amalgama perfetto. Quindi questa qui è dimostrazione di un lavoro di gruppo non indifferente, e che soprattutto in questo periodo in cui non c'è possibilità di suonare,
significa che avete avuto proprio, siete stati duri e quindi di conseguenza avete avuto il risultato. Complimenti di nuovo. Vai. Tanto la ringrazio a nome del trio per i complimenti, ovviamente, e suonare in pubblico è sempre un'emozione che dopo tanti mesi mancava, e anche facendo le lezioni appunto di strumento, anche quelle individuali attraverso una fotocamera, è sempre più bello suonare con il pubblico. Per quanto diceva, l'amalgama del trio è qualcosa su cui abbiamo lavorato molto, anche se suoniamo relativamente poco insieme, da poco insieme, sono 2 anni che suoniamo insieme. Complimenti. Quindi anche vivendo in parti diverse, la violinista ad esempio Alice vive a Lugano, quindi è un po' difficile, diciamo, riuscire a provare spesso, però comunque quel tempo che abbiamo a disposizione cerchiamo di dare sempre il massimo. Ah, quindi complimenti. Perciò Lugano, Roma, Castelli Romani, Castelli, siamo là, sì, abitate a 10 km di distanza l'uno dall'altro, insomma, quindi avete tante possibilità per provare, insomma. Sì, sì. Allora, che dire, di nuovo complimenti e tanti auguri per i prossimi concerti, che sicuramente ne farete tantissimi. In bocca al lupo. Grazie per la vostra. Grazie. Bravissimi di nuovo, complimenti.